Federico De Rosa oggi ha 29 anni e ha scritto questi pensieri per noi, per TG1 Dialogo, per dare un messaggio di felicità e di speranza a tutti nella verità della sua storia grave di autismo. Un tasto per volta le sue emozioni, il suo affetto, generano queste parole sublimi che hanno un sapore forte e nello stesso tempo delicato, capaci di confortare e sostenere con una sensibilità sorprendente. Noi autistici possiamo essere felici. L'autismo non preclude la felicità, ma cambia solo i percorsi. E qual è il segreto della felicità? Mi risponde così: essendo essenziali, potremmo fermarci qui. Poi aggiunge per farci capire più concretamente: essendo essenziali fino al limite minimo, incomprimibile, dei bisogni biologici. In 10 anni Federico ha scritto 3 libri per raccontare l'autismo dall'interno. Lo chiamano le scuole, le università, i media, i comuni, per spiegare alle famiglie come si vive con una persona autistica e ha un sito seguitissimo. La felicità è avere aria da respirare e acqua da bere, scrive ancora Federico per TG1 Dialogo e chiude con queste perle. La felicità è la dimensione in cui si nasce, ma va difesa perché è fragile. Desiderare tanto, pretendere zero. L'amore ha salvato Federico, lo ha scritto lui stesso in quello che non ho mai detto. L'amore dei familiari e di quelli che gli vogliono bene. Il loro amore, la loro perseveranza mi hanno salvato. Lo stesso amore che Federico vive e restituisce agli altri. Ti voglio bene. Buongiorno a tutti, domani è la giornata mondiale dell'autismo e oggi da qui, dal convento francescano San Massimiliano Kolbe di Roma, vogliamo parlare con Padre Enzo della sindrome dell'autismo, cercando di proporvi soprattutto le persone che vivono con la sindrome autistica e i loro familiari, la realtà delle storie, le storie di una realtà che purtroppo è in aumento, Padre Enzo. Sì, Piero, hai parlato di storie. Quando ci siamo detti affrontiamo questo argomento era perché iniziano ad arrivare delle lettere. Io vorrei leggerne 2, leggo solamente delle affermazioni che mi hanno colpito. Caro Padre Enzo, sono una mamma, mi chiamo Elda, io ho 53 anni, ho 2 figli, Davide di 16 anni che ha l'autismo lieve, ma purtroppo crea problemi nella socializzazione, non ha amici. Ecco, già questa affermazione fa molto riflettere. Per me sentire che un ragazzo di 15 anni non ha amici perché vive una difficoltà, io credo già questo ci interroga profondamente. Ma che tipo di società è questa? Allora ha ragione Papa Francesco quando dice che noi tendiamo a scartare gli altri. Questa era una prima riflessione. Una seconda lettera è Sergio che mi scrive: buongiorno caro padre, ho il cuore gonfio, e mi parla di suo figlio con l'autismo. L'espressione qui è cuore gonfio, che ti porta poi a chinarti su queste storie. Un cuore gonfio perché non ne ha mai parlato, perché fa fatica a parlarne. E allora anche qui io credo che la società debba interrogarsi profondamente. E adesso andiamo ad Assisi e a Spello, in 2 centri diurni, per le attività con le persone con sindrome dello spettro autistico. Vediamo. Ecco, a Spello, nel cuore dell'Umbria, c'è una comunità, il centro diurno semiresidenziale La Semente, per le persone con la sindrome autistica. Ora sono 17 impegnate in attività che possono preparare anche al lavoro, laboratori per disegnare, giocare, spazi per lo sport e per la cucina. Ad Assisi la stessa associazione ha aperto il centro app per bambini e adolescenti con autismo. Qui le famiglie possono essere seguite con un progetto che prefigura intorno al minore la costruzione di una rete di protezione e abilitazione all'autonomia, oltre alle attività nel centro, il coinvolgimento della scuola, servizi di logopedia e di psicomotricità. Ultimamente abbiamo avuto a proposito dei risultati un grande successo con 2 dei nostri ragazzi, che siamo riusciti a fare un inserimento lavorativo, quindi anche un
buon, ecco, risultato sia dal punto di vista, no, delle famiglie, che è sicuramente a livello di autonomia e di vita indipendente è un grande passo, ma anche allo stesso tempo non ci dimentichiamo che comunque è importante anche per i nostri ragazzi. Padre Enzo, ci hai letto prima delle lettere che riguardano persone con la sindrome dell'autismo, ma che cosa succede dopo che ricevi queste lettere? Che cosa si può fare concretamente? Dobbiamo sensibilizzare l'opinione pubblica, le grandi realtà che ci circondano, per far sì che l'uomo sia sempre più integrato. È quello che dice Papa Francesco, che è la verità. Io più andiamo avanti, abbiamo celebrato 10 anni di questo pontificato, e più mi rendo conto che quella parola forte che lui ha detto, che all'inizio ci ha lasciato un po' spiazzato, c'è una globalizzazione dell'indifferenza, c'è una società dello scarto. È vero, Piero, è drammaticamente vero. E allora questi segni di speranza immettono nei circuiti internazionali, nei circuiti nazionali, immettono una società che non ragiona con la logica dello scarto, ma con la logica dell'integrazione. E penso che come sacerdoti dobbiamo fare questo. Non possiamo stare lì ai margini e guardare un mondo che soffre. Papa Francesco questo ce lo sta dicendo quando parla soprattutto di ospedale da campo. Non è religione sociologica, no, non lo è affatto, ma è l'immagine che è cuore del Vangelo, quella del buon pastore. L'amore che cura. L'amore, ha detto bene Piero, l'amore che cura. Bravo. Ora mancano 90 secondi. E ora ascoltiamo la storia di Andrea, che ha un fratello di 37 anni con sindrome di autismo. Io e la mia famiglia circa 15 anni fa ci siamo impegnati nel contesto dell'Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici per sviluppare occasioni di riscatto a favore dei nostri ragazzi. L'abbiamo fatto prima con il centro diurno psichiatrico semiresidenziale La Semente, dove ci sono 17 ragazzi inseriti e fanno attività, diciamo, di autonomia, dove è possibile trasferiamo anche capacità lavorative, e poi c'è anche il centro per minori che si chiama App, ed è a Santa Maria degli Angeli di Assisi, dove i bambini con tecniche cognitivo-comportamentali colmano il gap del neurosviluppo che purtroppo in qualche modo la sindrome comporta. Quello che rimane ancora un po' indietro è sicuramente la dimensione del durante e del dopo di noi. Questi ragazzi ad un certo punto della propria vita, che siano alto funzionamento oppure, diciamo, maggiormente compromessi, hanno bisogno, hanno il diritto direi, di vivere una vita indipendente. Il progetto di ITA rappresenta appieno quello che è l'ultima frontiera dei servizi a favore delle persone con autismo. Capire che hanno un modo di funzionare peculiare, per cui impostare di conseguenza dei percorsi nei contesti peculiari. ITA quindi ha anticipato quella che è l'esperienza di volo effettiva con la creazione di sale di attesa particolari in aeroporto, ma anche con la simulazione del volo ancor prima del decollo. Ci sono dei progetti analoghi a quello di ITA, qui in Umbria ad esempio, con la nostra collaborazione, alcuni centri commerciali di note marche della grande distribuzione organizzata hanno personalizzato l'esperienza che può fare una persona autistica all'interno del centro commerciale. In certi giorni, in certe fasce orarie, i nostri ragazzi possono fare esperienza di quei luoghi senza sentire il bip delle casse, con delle luci attenuate, avendo una piccola precedenza in cassa e potendo in qualche modo usufruire di uno spazio personalizzato in base alle peculiarità anche sensoriali. Nel caso dell'autismo bisogna fare molta attenzione al pregiudizio. Quello che vediamo in termini di comportamento, no, di attitudine della persona, potrebbe fuorviare il cosiddetto normodotato. Dobbiamo prima di tutto sapere che molto spesso non c'è compromissione cognitiva, quindi sono persone fortemente intelligenti e consapevoli. E quindi cosa insegnano avvicinandosi piano piano? Insegnano che appunto c'è una persona sempre dietro al sintomo, con tutta la sua ricchezza in termini di emozioni, propensioni, libertà, vedute, ed è bello, forse è ancora più bello scoprirla. Padre Enzo, possiamo ricordare quanto San Francesco ci ha insegnato sul valore della fragilità?
Piero, San Francesco è stato l'uomo che fin dal primo momento ha preso a cuore le fragilità e ha cercato di lenirle. C'è la fatica, c'è la resistenza in ciascuno di noi e credo che prendere coscienza di questa resistenza sia una cosa buona. Ecco perché noi dobbiamo chiedere per chi crede un surplus di grazia per poter essere davvero persone che leniscono, che curano, che abbracciano, e per chi non crede essere persone che si pongono fortemente l'interrogativo dell'umanità, della propria umanità, come voglio spenderla. Un aspetto essenziale della cultura dell'inclusione è la possibilità per le persone con disabilità di partecipare attivamente, non chiuderle, non partecipare. Metterle al centro vuol dire, oltre che abbattere le barriere fisiche, anche far sì che possano prendere parte alle iniziative della comunità civile ed ecclesiale, dando il loro contributo. Padre Enzo, Papa Francesco l'anno scorso con i membri della Fondazione Italia Autismo ha voluto condividere alcune riflessioni per promuovere la cultura dell'inclusione e dell'appartenenza, fondata sulla dignità della persona, sulla partecipazione che abbatte i pregiudizi e anche la solitudine. La cultura dell'inclusione, eccola la strada che dobbiamo percorrere, non quella dell'indifferenza, e a volte noi crocifiggiamo gli altri facendoli sentire più soli. E io qui faccio un appello, Piero, so che la RAI già sta facendo tantissimo, abbiamo citato la compagnia aerea italiana, ITA, che ha messo in atto un progetto, e lo vorrei dire alle tante realtà del nostro paese. Progetti di inclusione con le macchine, con i treni, con tutto ciò che ci sono, con i parchi giochi, insomma tutte le realtà del nostro paese, progetti di inclusione. Sento Piero oggi di fare questo forte appello. Tutti uniti per sostenere le persone con la sindrome dell'autismo e i loro familiari. E voglio dirvi una cosa, diventiamo più belli quando mettiamo in atto progetti di inclusione. Lo dico anche ai sindaci. TG1 dialoga su rainews.it, su RaiPlay e sui social. E a proposito di social, rimando sulla mia pagina Facebook, Padre Enzo Fortunato. Vi aspetto stasera, sempre sulla pagina Facebook, alle 20.50 per Buonasera Brava Gente. Sai Piero, siamo davvero in tanti con questo appuntamento e non ci resta che salutarci con il pace e bene nella lingua dei segni. Pace e bene, cari amici. Grazie Padre Enzo. Appuntamento con TG1 Dialogo sabato prossimo, dopo il TG1 delle 8. Dal convento San Massimiliano Colbe di Roma, buona giornata a tutti.